Oggi andiamo a fare una ricetta veramente molto buona, semplice, è tipica perché si utilizza una pasta che è fatta in casa, che sono i pici, che vedete sono come una sorta di spaghettone irregolare, all'aglione, quindi con tanto aglio. Ma cominciamo la ricetta. Mettiamo un bel po' di olio in una padella, accendiamo il fuoco e mettiamo subito un paio di peperoncini. L'aglio andiamo a spremerlo direttamente dentro. Quando vedete che l'aglio comincia a sfrigolare nell'olio, spostate la padella. Perché questa cosa qui? Perché altrimenti il rischio è che l'aglio si possa bruciare e quindi darebbe poi un sapore terribilmente amaro. Ecco qua. E l'ultimo spicchio invece lo faccio a fettine perché voglio che si veda. E andiamo a rimettere nell'olio, quindi rimettiamo la padella sul fuoco, prendiamo il pomodoro e lo andiamo a tagliare in modo grossolano e lo mettiamo subito nella padella. Se volete potete aggiungere anche un po' proprio di succo di pomodoro. Onestamente io preferisco avere un sugo un pochino più corposo, diciamo. Andiamo a dare una prima salatina e ora lasciamo cuocere, borbottare per circa una decina di minuti. Assaggiamo sempre per sentire più che altro la quantità di sale. Ah, di sicuro questa non è una pasta per vampiri. Il sugo è decisamente bello tirato, quindi a questo punto possiamo andare a mettere i nostri pici. Qui abbiamo dell'acqua che sta bollendo, la saliamo e ci metterò un goccino di olio, perché quando naturalmente cuocio la pasta fresca l'olio serve anche per rischiare meno che si attacchi. Questi sono pici freschi, la cottura è veramente di pochissimo, proprio qualche minuto. Chiudo per far riprendere il bollore. Tengo la fiamma al minimo perché altrimenti si stringe troppo il nostro sugo. E ora andiamo a scolare i pici e li scoliamo direttamente, le prendiamo direttamente dalla pentola e le mettiamo nel sugo. Andiamo ad aggiungere, mentre sono ancora in padella, un po' di pecorino. Guardate che meraviglia che sono, veramente stupendi. Prendiamo un bel piatto e qui secondo me qui non si deve andare a fare impiattamenti particolari, ma come a casa, no? Si tira su e si mette nel piatto. Questo è veramente un gran piatto, eh? Poi, per chiuderlo il piatto, pecorino. Io, scusatemi, ma questo è troppo per me, devo assolutamente assaggiarli. Buon appetito!